dire porco Livio? Ma che cazzo ne faccio che? Ma porco Livio! Improvisational tone. Porco Livio. Fangulo Livio.
Beh, una live nuova così particolare. Bello, bello, guarda come ci siete bene. Ma perché è anticonformista questo modo di fare live? Bella Nicolas. Si decostruisce, nel senso che gli Oscar fanno cose belle edulcorate. Ma la bellezza sta anche nel fare piccole cose semplici. Non riesco a capire, sta telecamera di merda peggiora sempre. Cioè, ma infatti è bruttissima, cioè, nel senso... Ma non era così, io ci facevo delle live con quella e si vedeva bene. Cioè, però non boh, oggi. Se è offesa... Ciao, cioè, tubo catodico, sì. L'alternativa era fare podcast e basta. Però non vogliamo privarvi della nostra presenza. Sì, non, veramente non... Lisana il gaip. Non so che fare. Le ho provate. Ciao Florence Pugh in persona, grande. Le ho provate tutte. Piacerebbe un show Florence Pugh. Piacerebbe. Grazie Volsh. Grande Volsh. Grazie mille. Grande Volsh. Facciamo l'hype train di compleanno. Facciamo l'hype train di compleanno con cui compriamo la nuova telecamera. Che poi non lo so se è il problema, è proprio la telecamera o il cavo della telecamera. Tocca sperare che il cavo. Sì, perché se è la telecamera bisogna... Quel leggero flavor anni 70, sì. Vabbè, come dia, tu hai visto il film poi che vinse gli Oscar, The Artist, che è un film bianco e nero come oggi al cinema muto. Non parlano, ci sono le didascalie come nel film, nei film muti. Noi invece parliamo, ma non ci vediamo. Bello, cioè un ritorno al passato. Stai omaggiando le prime live, che ne so, degli anni 90, no, fine anni 90. Vabbè, un omaggio. Poi tra l'altro sto cavo neanche posso scrivere la E per dire, perché ho paura che se sposto una cosa. Ma sposta la cosa a destra. È un attimo, No. Apposta, visto, ce l'hai fatto. Poco gioco per il Grazie poco. raga. Che tristezza. Siamo ragazzi. Sempre più saggi. Manu. Sempre più saggi. Bella Manu. Bentornato Manu. Bravo ragazzo. Sei, grande Manu. Grande Manu. Grande Manu. Sostenitore della prima ora, Manu. Ciao, grande Freak. Manu. Bella Freak, bentornato. Sono sicuro. Grazie. Un sacco di bacini. Lizard 77 un sacco di bacini. Iscritto con il Prime. Ragazzi, questo è veramente un disastro. Un disastro. Veramente un disastro. C'è pure un moscone qua dentro. Ho visto. Il momolo cerchiamo di cacciare. Mosco nulla. Io non so, non lo so. Ciao Dile. Non lo so. Acciù! Grazie ragazzi. Vabbè, Maggi, com'è andato questo weekend? Ma devo dire. Ti sei salvato dalla mia crostata, bravo. È fino a tardi la festa. A parte tardi. Che secondo me non se la sarebbe mangiata, Maggi. No. Quella era una botta, c'aveva uno strato di Nutella. Vabbè, che non era... te crede, mi sono mangiato il tiramisù, quindi. Vabbè, allora fanculizzati. Cioè, senso. E comunque non lo so, cioè, panculizzati e basta. Allora, allora un attimo, sto settando un attimo le scene, ragazzi. Scusatemi, no, non è ritardo. È oggi il mio compleanno. L'abbiamo festeggiato nel fine settimana. Un po' perché poi è impossibile festeggiarlo. La sottolineatura vice di Livio si è iscritto con il Prime. Dai, sì, maggiore costa di Livio. Sì, non c'era costa di Livio. E un po' perché visto che 7 è il suo, 11 è il mio, abbiamo visto il 9 che è al centro, sì, concettuale. Hai visto? L'ho portato in un posto pieno di Star Wars. Bello. Grazie Andrea. Ciao Andre. Bella Andre.
Bravi, vai, sì, caricate, caricate Life Train. Si vede, ragazzi, che la qualità va rotto il cazzo. Esatto, esatto, esatto. Ultimamente poche sub, invece quando esatto. siamo così proprio... Questo è compleanno di media del 97, questo. Sì, cioè. È vero, sembra tipo un film vecchio. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Anzi, una registrazione se vecchia. Se la fai in bianco e nero, stiamo dentro il mondo degli Harkonnen. Esatto. Lo metti in bianco e nero, è bellissimo il pezzo di Harkonnen. Bellissimo. Bello, sì. Anche mi sono recuperato un pezzo da Live con Matioski, perché per fare i timestamp l'ho dovuta vedere. Allora, su una cosa c'ha ragione, quella che ho pensato pure io. Ovvero? Che il personaggio di Batista lo hanno maltrattato, anche perché nel primo film mena come un fabbro. Non gli puoi avvicinare a Batista che ti gonfia di botte. E qua muore come un coglione. Muore 3 secondi come il più stupido dei deficienti. Sì, devo dire che la morte è stata un po'. Muore come un coglione, l'hanno proprio buttato. In realtà, però, il problema è che non è vero quello che dice Matioski. Cioè, nel film ti provano no a dare. Spoiler. Troppo tardi. No, non spoiler, c'è stata troppo la live, tardi. Cristo santo. Che cazzo, che non l'hai visto? Mannaggia Edoardo Poggio, che capisci in cazzo. In realtà. La cosa che dice Matioski, che ci ho pensato pure io, in parte non è vera. Cioè quella di lui che non si ricorda di fare tabula rasa. E che se voi ci fate caso a un certo punto nel film ti fanno vedere come gli Harkonnen stanno mappando la città ma non riescono a farlo in tempo. Infatti lui si incazza come un fabbro e mette la testa del minchiottino e la sbatte addosso perché non riescono a fare in tempo a mappare tutta la città, tutto il palzi nella città, il mondo di Arrakis. E quindi... semplicemente lì ti viene fatto capire che quando arriva il fratello sono riusciti nell'intento. Mi dirai che il problema della scena finale, quello che non mi è piaciuto a me, è la tempistica che torna poco. Perché di certo i vermoni non si fermano. Quindi cioè loro hanno calcolato perfettamente il momento dello sparo sulle montagne affinché i vermoni già in corsa arrivassero perfettamente vabbè, a sbagare. Dai, puoi fare. Porco, è un po' una stronzata. Puoi fare quello. Io avevo più dubbi sul motivo per cui vanno a fare gli attentati terroristici sotto le gambe di quegli accrocchi tipo aracnofobici. Quando c'hanno i laseroni dalle montagne. Oh, allora facciamo così, ragazzi. Sì. Mettiamo proprio. Forse troppo. Ma io. Il microfono. Ma è terribile questa cosa. Livello 7 completato, vai Folch! Sto cercando di mettere un effetto adeguato a questa telecamera. Stai mettendo l'effetto alla telecamera, non a noi. No, no, a noi. A noi, a noi è riferito alla telecamera. Serve noir. Esatto. Tipo go, tipo sì. Ma che è questo? Ciao! Ciao! No. No. No, questo è la box. Ma devi per forza mettere una cucina, non ho capito. Sdrammatizziamo. Ma c'è bisogno di mettere cucina, cioè va bene così. Vuoi vedere se c'era qualcosa di utile? Spirito cos'è? Quick. È bello. Questo è bello. Aiuto! Sto arrivando, l'uomo cattivo! Vabbè. Voglio la storia. Lasciala. Lasciala. Faccia piano, dai, su. Che sta a dirti? Sì. Bello, serpente. Va bene. Grazie qualcuno. Grande qualcuno. Grazie qualcuno. Grazie raga, grazie. Oh, grazie mille raga. Grazie raga. State compensando. Ma è bella comunque, posso dire, è molto retro questa. Ho applicato bella Big Luca, bentornato. È retro. Un minimo di color correction. Puoi fare invidia alla fotografia di Oppenheimer. Sì. Sì. Io non so perché non ti chiamino. Nolan dovrebbe chiamarti per il prossimo film. Nolan. Famo come il capitano, arriviamo al 10. Va bene. Allora, è uscita un po' di robetta.
ecco. È uscito un po' di alcune cose molto interessanti. Vabbè, questo già l'ho visto, però mettilo. Che vabbè, bravo, l'hai visto, se sei meglio te. No, è che secondo me c'è, vabbè, che mi sono autospoilerato delle cose, quindi la mia reazione non è più spontanea. Mo lo vedrai. Mo lo vedremo. Allora, aspettate, eccoci. Vabbè, Maggi va bene così. Oh no, Elemental, cioè Inside Out. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. Sembra, però. Vediamo, vediamo. Qui è Gioia, che vi parla live dalla mente di Riley. Fatevi sentire! Non è nulla. Tristezza is in the house. Ecco, rabbia! Lasciatemi fare! Qui ci vuole il nostro paradenti, amici. Ecco, paura! Non è nostro! Disgusto. Felici di averla a bordo. La nostra ragazza cresce a vista d'occhio. Cugli! D'ora in poi dovrebbe essere una passeggiata di... Ciao. Vecchio, larga il nuovo! La vita di Riley richiede emozioni più complesse delle vostre. Ehi! Non puoi metterci da parte! Siamo emozioni represse! Che l'operazione nuova, Riley, inizi! Andiamo! Riley ha bisogno di noi! Ti ho mai consigliato male finora? Molte volte. Devi ancora prepararti. Riley, che succede? Sono troppo orribile per andare al camp o da qualsiasi altra parte! Bene, un anticipo dei prossimi 10 anni. Stiamo forse sognando? Qualcuno mi dia un pizzico? Non stiamo sognando! Allora, c'ho due cose da dire. Uno, ci potrebbe essere un po' di trama. Vabbè, se il buco di trama è quello che... Le emozioni, quelle lì non sono nei genitori. Vabbè, sì, ok. Quello è un... non è un buco, è un retcon. Cioè, è palese, no, insomma. Come la giustificano. Ma no. Fanno vedere che i genitori hanno represso quella tipologia di... Se si parla di repressione. L'ansia. Comunque no, non era quella la cosa che volevo dire. Io c'ho un problema, ok, con questo. Madonna, con questo moscone è veramente il più grosso che abbia mai visto. Madonna. Vabbè. E il problema è questo. Io nel retrocranio c'ho questa idea, che secondo me purtroppo è la realtà, del fatto che stanno ormai cercando in tutti i modi di riprendere le cose che hanno fatto successo, perché... Non ce la faccio più questa storia. Lo so, non ce la faccio più. Cioè, non ce la faccio più. Qual è questa emozione? Cos'è? Non lo so. Disperazione. Non è disperazione, non lo so, frustrazione. Però è vero, cioè, riprendono le cose che hanno fatto più successo e ci fanno il sequel. A me sta cosa mi ha rotto i coglioni, cioè, sì, sembra che non ci hanno nuove idee. Ma è uguale al contrario, non si può fare un seguito di niente che rompete i coglioni. No, secondo me se il seguito è stato pensato, comunque lo fai un anno, 2 anni dopo, va bene. Cioè, il fatto che passano magari 10 anni e riprendi tutte le cose... passi 10 anni a Inside Out. Oddio. No. Mi sa 2015. No, stavo già insieme a Elena. Vabbè, sarà all'inizio. Secondo me saranno 6 anni. 2015? 2015, sono quasi 10 anni. Sei d'auto, 2015. Ci sta. Ammazza. Cioè, capito, cioè, sono quelle cose che prendi dal passato e dici... Loro prendono la lista e dicono: allora ragazzi, siamo disperati, che dobbiamo fare? Al cinema non c'è più nessuno, prendiamo un vecchio successo che è andato forte e facciamo il 2. Cioè, c'ho queste... Poi è una cosa mia, per carità. Però Toy Story 3 è bello, nel senso, cioè, con Toy Story hanno avuto... Sarà molto bello questo film, sarà molto divertente. Sti cazzi. Però mi dà fastidio. Allora sti cazzi. Ma sti cazzi, cioè, se prendono una cosa, un'idea che funziona e la sviluppano, ma perché? Ma qual è il problema? Perché c'ho questa idea nel retrogrado di loro che non sanno più dove andare. Ecco, Melt, l'Incredibile 2 è una merda, Melt. No, ma invece come Ralph spacca internet, due merde di dimensioni bibliche. Ci sono tanti film
primi che fanno cagare, cioè non è che se un film è originale fa, è bello, se no fa cagare perché è un seguito e viceversa, cioè, però invece Matrix 4 guarda che è esattamente che tu, questo concetto, visto che tu provi a... voi che dite questo non avete capito il senso di Matrix 4, è proprio quello il senso. Matrix andava chiuso sì, dopo l'1 no. No, 2 anni dopo, in quel caso no, però sì, poteva anche esserci solo l'1 cioè, io sono d'accordo. Se provi tante ambientazioni, tante dinamiche diverse, tante falliscono, altre hanno successo. Quelle che hanno successo evidentemente è perché sono fatte meglio o intercettano le esigenze del pubblico. E quindi poi, partendo da quella base, crei nuove storie su quella base. Ma a me sembra una cosa, anzi anche sana. No, Mister Mosca. No, però è proprio... Disney, sta roba che cerca di riprendere. No, fanno 2000 cose nuove, però le cose che non funzionano non è che insistono forzati, a fare cose che non funzionano. Cioè, poteva finire all'1, ma non sono forzati Matrix 2-3, cioè, ci stanno. E poi ripeto, sono stati fatti 2 anni dopo, 2-3 anni dopo. MR sottolineatura V sottolineatura 1995 si è iscritto con ciao, il Prime. Lo fanno tutti, ma secondo me è un concetto sbagliato. Secondo me, cioè, mi dà l'idea delle poche idee. Cioè, abbiamo poche idee e andiamo sul sicuro, sull'osato sicuro. No, perché comunque sia, per fare un bel film, poi devi avere una buona idea su un mondo già esistente. Non è che. Vabbè, cioè, dipende. No, come dipende? No, se no, se fa cagare. Di qualsiasi poi... cosa puoi fare il sequel se vuoi. Sì, ma dipende se è un sequel bello o brutto. Certo. Non è che di qualsiasi cosa. Grazie al cazzo. Cioè, la cosa è che devono avere delle belle idee per portare avanti un universo che hanno creato. Infatti, il problema dei sequel a volte è che. Se è rischioso farli, quando li fai ti prendi un enorme rischio, quindi sì, lo fai con la consapevolezza loro che loro in Inside Out dicono vabbè, male che va, comunque ci va, la gente ci va a vederlo, quindi facciamolo, andiamo sull'osato sicuro invece di però poi però è un'arma a doppio taglio, perché da un lato ti può venire un film figo, dici cazzo sì, no, allora, andiamo avanti con questa linea editoriale. Vorrei al futuro era già pensato come una trilogia. Vorrei ricordare una cosa che ogni tanto ci si dimentica. Ma l'obiettivo è che provino a fare soldi con i film che hanno avuto, cioè, no, è oggettivo che provino a fare soldi, punto. Sì, certo. Cioè, loro provano a fare soldi sempre, cioè sono un'azienda, non sono gli amici nostri che ci regalano i film, cioè loro vogliono fare i soldi, sempre, su tutti i film. E su questo siamo d'accordo. Quindi c'è il primo film, il quarto film, il sequel, il prequel, il film originale, il film fatto da un moicano superstite, cioè sono tutti fatti per far soldi. Certo. Quindi non è che questa volta vogliono fare i soldi, no, vogliono sempre fare i soldi. No, il problema... A volte non ci riescono. Certo, ovviamente, però c'è differenza tra provare a fare soldi in un modo o in un altro. Ma in un modo o in un altro puoi anche me... fare le rapine, però no perché se un sequel ha una bella idea è meglio di un film originale che non ha una bella idea, cioè non è che dipende come fai i soldi, non è che se il film originale ha più rispetto di un sequel, dipende solo da com'è il ma film. Ma poi attenzione, io non sono contrario ai sequel in generale, cioè, ripeto, che ne so, Ritorno al Futuro stare un per cazzo su Inside no, Out 2 è riprendere un brand dopo 10 anni. Vabbè, non è che c'è una data di scadenza e fan sequel. Vuol no, dire aspetta, che però... cioè, stai proprio cercando no, di ripescare su cose no, che aspetta, aspetta. Usato sicuro. No, Pete Docter, che è il nuovo capo, il CEO e il capoccia della Pixar, a suo tempo aveva già in mente... Quando ha fatto il primo Inside Out aveva già in mente di fare... Ma a parte che poi sono sempre processi alle intenzioni, non lo sai mai che cosa vogliono fare, cosa non vogliono fare. Io ho detto che quello che ho io nel retrocranio è questo pensiero. Sì, ma non è una questione di dopo quanto esce un film. Devo fare 3 film mediocri che però incassano tanto per poi fare un film artisticamente superiore ma più di nicchia. No, esatto, sì, sono d'accordo, Pablo, grazie. Ciggio. Sì, è un po' nelle intenzioni, cioè... E ultimamente Disney... e Pixar stanno cercando di ripescare dal cilindro posso tutte dire, però, cose vecchie. Ma meglio così, perché gli ultimi film Disney e Pixar non hanno imbroccato. Ma lo stanno facendo comunque, proprio per quello, proprio perché hanno floppato con quelli. Allora dicono, come facciamo? Prendiamo l'usato sicuro. Comunque Pablo, sì, ma non è che... Perché come se dici, perché hanno deciso 6 mesi fa di fare Inside Out 2, non è così.
cioè non è che dici no perché l'anno scorso sono andati male, allora quest'anno fanno Inside Out 2, no. Perché non è che l'hanno fatto nel frattempo, cioè so progetti a più lungo termine ovviamente, quindi pure sta cosa è di no perché l'anno scorso andavi male, quest'anno fanno i sequel perché così vanno sul sicuro, cioè so progetti a medio lungo termine. E comunque Pablo, anche fare... Ma sono due. Sì, sono due mosconi. E anche fare dopo tot film... che incassano bene il film artisticamente di livello, di nicchia, che incassa meno, in realtà è sempre per fare soldi, perché quel film artisticamente figo dà lustro alla compagnia e quindi ti permette di avere comunque sia un nome accettabile per poi poter far uscire gli altri film più commerciali e fare comunque i soldi. Cioè l'alternanza è voluta perché altrimenti il tuo nome man mano grazie decadrebbe davanti alla critica. Ciò che si è iscritto con il Prime. Sei mesi. Dai. Mezzo anno insieme. Dai. Bene. Oh, comunque, che palle, oh. Il problema è che sono attratti dalla luce sti stronzi. Non se ne andranno mai. Schifo. Mamma mia, ma è veramente il moscone più grosso che abbia mai visto. È veramente un panzone. Dai, vai avanti, sti cazzi, una mosca poi. Che ti proposito, deve due mosche. Aspetta, cosa ti sei accorto di una cosa importante? Sentendo. Allora, secondo me non è importante. No, è importantissima. Adesso esce fuori tutta la mia cattiveria. Sentendo il trailer, non ti sei accorto di una cosa? Non c'è una voce che t'ha stonato? No, eh? La voce di ansia non t'ha stonato un po', no, che dici? Immagino, a me ma sì, a me no. A me tanto. A me no, e te t'ha stonato perché già lo sapevi. No. Io sono andato a controllare. Perché m'ha stonato e poi sono andato a controllare. Preconcetto. Anche perché lo stesso Edoardo Poggio, che capisce un cazzo, si è accorto di una cosa. Lo sapeva anche lui. No, non lo sapeva. Lo sapeva. Questo è malfidato, sei malfidato. Non lo sapeva Edoardo Poggio. Mi avete rotto i coglioni. Gaia non è una doppiatrice. Ma chi è Gaia? È quella che ha fatto Wish. Bravo, questa è la domanda giusta. Chi è Gaia? Sì, beh, non è che se mi dici il nome della doppiatrice, sì, esatto, di Gioia, cioè, lo conosco. Ci sarà una Martina dentro. No, non è quello. È che gli altri li senti che sono doppiatori. Sti cazzi, come si chiamano? Quella è la tizia che ha fatto la protagonista di Wish, che è una cantante uscita da Amici. Gli hanno fatto fare Wish. Va bene, basta. Adesso gli facciamo fare anche Ansia. Non è una doppiatrice, si sente in mezzo a tutti i doppiatori. Io non l'ho notata sta tutti cosa. L'hanno notato tranne Livio. Anche perché non è poi vero, mai neanche Francesco. Ma sì, un po' si sente. Ma sì che si sente, ovvio. Ma se hai visto Wish magari lo senti. Io non No. Dal trailer comunque si percepiva una voce non da doppiatore. Posso dire che una delle più grandi cioè due delle più grandi interpretazioni per quanto riguarda i film d'animazione sono di due che non sono doppiatori. Se mi sta a parlare Fabrizio Frizzi è un'eccezione. Anche se allora sono tre. Chi sono gli altri due? Massimo D'Apporto è un doppiatore, eh? Quello che fa Buzz. No, chi è? Infatti colpa mia che sono andato troppo nello specifico, prego. Chi sarebbe? Grazie Manetti. Ovviamente. Ah, Fabio vuole un cane. No, ne Maggi. Ah! Sto parlando ovviamente di Magalli e ovviamente in Nightmare Before Christmas. Di chi? Di Magalli. Guarda che Renato Zero mi sa che fa solo le canzoni. Controllo. Sei sicuro? Controllo. Segno. Luca e Paolo. Luca e Paolo. Siamo sott'acqua. Sì. Ragazzi, sì. È saltata la telecamera. È saltata la telecamera. Abbiamo una webcam di fortuna. Questo è la verità. È che ad Anime Night questo 2024 fa cagare. Mamma ok? Mia. Mamma mia. Questo 2024 è una merda. Cioè, svegliarsi il giorno del tuo compleanno con gli incubi è proprio triste. Uè. Comunque sono due eccezioni. Ah, vabbè, merdoso. Ci può stare, ma me ne hai detti due eccezioni. Grande interpretazione. Sì, ma sono eccezioni, cioè zero, il doppiatore lo senti, poi la differenza tra un doppiatore. Ma magari una volta c'ha azzecchi, capito? Ne prendi uno. Vabbè, no, ma sono eccezioni, cioè. Poi non lo dico io, lo dice Rossa, che si sente la differenza. Tanto andrete a vedere con Fu Panda. Palese, no, perché comunque Rossa nel senso è anche una persona che lavora nel settore. La, la,
la riconosci non hai, la vocalità. Non hai studiato doppiaggio, è normale che non sarà all'altezza di una persona. A parte rare eccezioni, siamo d'accordo, per carità. Comunque, andiamo avanti. Ragazzi, incarna un po' il mood. Ma che c'entrano le storie? Ma anche perché fare causa sulle storie è sempre difficilissimo. No, io parlo sul design, cazzo, quello è uno Space Marine. No, ma è uguale, cioè, nel senso, adesso io non so quanto armature. Vabbè. Non usare cosa? Non usare, quello è uno Space Marine. Cosa non usare? Cioè, anche perché non è che è un insulto dire che è uno Space Marine. Cos'è sta roba? Chi sei giù? Tutto da là, dal manga. Qualcuno c'è nel 97, Warhammer 40.000. Molto lo dico, ma nel 40.000 non è ancora uscito. Beh, ce l'ho, gli ho dato un'occhiata al trailer, sembra non una giapponesata. Sembra. Vabbè, vediamo. Però esce il 5 aprile. Sì. Ammazza, pensavo fosse una cosa più a lungo termine. Sembra veramente una merda. Vabbè, ma è proprio montato male anche il trailer, boh. Ah, ma era basso il video. Vabbè, secondo me comunque sia per gli amanti del genere è un prodotto che ha potenziale. Cioè, tra l'altro il manga è carino, quindi... secondo me, cioè, il problema è un po' la CGI che no, capisco, beh, però sia difficile da gestire così massiva poi. Ma a parte la CGI, poi montato male. Dici il trailer, vabbè. Sì. Montato male il trailer, sti cazzi. Sta musica un po' così. Non lo so, vedremo. Poi Demon Slayer, la stagione 4. Sì. Grieve. Dopo che vanno rubati i soldi col finto film, adesso Grieve. Possiamo far uscire il training arc. Si allenano una cifra qui. Ecco il trailer, ve lo mimo. Fanno veramente cagare i trailer di Demon Slayer. No, ma fanno cagare i trailer di Demon Slayer. C'è una cosa che non ho capito, cioè, considera che questo arco sono tanti 10 capitoli del manga, 12. Il primo episodio dura un'ora. Come quello dell'altra volta. Immagino, l'ho letto, quindi... Ma non c'è bisogno di leggere, sono 12 capitoli del manga. Vabbè, però, nel senso, non so se si può allungare su determinate cose, di combattimenti. No, è proprio una cosa iperveloce. Ci sarà forse un colpo di scena? Vabbè, il colpo di scena nel finale, fine arco tipico dei manga. Ho finito questo arco. Ho finito questo arco. Cioè, so qual è il colpo di scena finale di questo arco, senza fare spoiler. Stai sempre una stagione avanti. Ma è sempre quella. Non è vero. È dalla seconda stagione che stai una stagione avanti. Volta che esce, fai lo continui di nuovo. No, mi sono fermato là. Sì, e poi quando uscirà questa, ti leggerai quella dopo. Quella dopo è l'ultima. Appunto. Ma non so come fanno, ma secondo me fanno tipo stagione finale parte 1, poi la chiamano stagione finale parte 2, perché un episodio d'un'ora per 12 capitoli, quanti episodi vanno fa? Vabbè, 4, un'ora, 5. Un'ora per 12 capitoli? No, però è una serie. Cioè, un'ora è il primo episodio. Sì. Magari fanno come l'arco del treno e quell'altro che erano due di... Esatto. E poi la chiameranno stagione finale parte 1, stagione finale parte 2, per forza. Ma come fai? Non c'ha senso. Faranno 25 episodi, 5 di sta roba e 20 della prossima, perché se no non c'ha veramente senso. 8 episodi. Io sono curioso per come ci arrivano a 8. Vabbè, se ci pensi, Attack on Titan verso il finale era un capitolo, un episodio. Grazie, è molto Simone. Più denso. Bella, Simone. Un anno. Però sta contando. È denso. Vedi, succedono cose. Qua non succede veramente quasi nulla. È veramente un momento che si allenano. È proprio un capitolo di transizione. Cioè, nel senso, non lo so. Che diventano molto forti. Cazzo, ne so.
No, poi lo vedrete. Diventano forti. Sì, magari c'è qualche piccolo fillerino. Ma vediamo, non credo. Ah, fanno della roba in più. È l'unico modo per allungare, perché sennò 8 non so come c'è. Ah, questo è carino, che non c'era l'altra volta perché non l'aveva ancora registrato. Vabbè, praticamente dopo la morte di Akira Toriyama, Gianluca Iacono ha fatto il suo personale tributo a Toriyama. Ah, carino, carino. Vediamo. Ma perché? Ma non piangevo da un po', mo devo ripiangere. Sì. Mi stai deludendo. È tutto qui quello che sai fare. Dov'è finito l'antico orgoglio dei Saiyan? Questo è quello che ti fa comodo credere. Ma sai bene quali sono le tue origini. Tu appartieni alla mia razza. Nelle tue vene scorre il sangue dei Saiyan, i migliori combattenti della galassia. Non desideri vendicarti. È stato Freezer a distruggere il nostro pianeta, la nostra casa, dove io e te siamo nati con i nostri fratelli. Non sei stanco di subire tutto questo? Dove sono andati a finire l'orgoglio e la fierezza dei Saiyan? Sai, i nostri padri erano valorosi, dei veri eroi. Hanno difeso il pianeta sacrificando la vita. Ti prego, fratello, tu sei l'ultimo Saiyan rimasto in vita, purtroppo. Non permettere a Freezer di sterminare la nostra razza. Il suo piano è cancellarci dalla faccia dell'universo, in modo da evitare la nascita del Super Saiyan, cioè del guerriero più potente. Avrei voluto poterlo distruggere con le mie stesse mani. Per mia sfortuna, il destino ha deciso diversamente. In nome dei tuoi compagni caduti in battaglia, toglilo di mezzo una volta per tutte e vendica la tua gente. Addio, Sensei. Grazie di tutto. No, amico. Ciao, Joe. Grazie, Joan. Bella, Joan. Con questo 1999 si è iscritto con il Prime. Con questo filtro noir sembra quasi voluta. Sì, è stato il sensei a... E vabbè, comunque stasera anche introdurremo anche un po' questo discorso, ovvero siamo realmente entrati nella nuova era, cioè si chiude un'epoca con la morte di Toriyama e se ne apre un'altra. Ne parleremo stasera al club. Next. Ah, questo l'ho messo io, Maggi, questo è un fuori programma. Questo è un problema. Questo è un problema. Madonna mia. Un fuori programma, questo è un problema. Moriremo tutti perché ho messo un link in più. No, perché la roba tua sporca. Nel senso, c'era tutto un andamento e adesso c'è qualcosa che rovina. No, il naturale flusso, prego. Vedete, sì, che cagata hai messo. Cazzo. Immaginavo, prego. Però era da dire, da far vedere. Prego. È una cosa importante. Ottimo. Oh, snap. No, peccato, sarebbe stato bello. Peccato. Potevo parlare di questo bracciale. Sì, può sembrare uno scotch, ma in realtà è un bracciale. È un rotolo di scotch, ma viene indossato come bracciale. Ed è stato proposto da Balenciaga, qui indossato nell'ultima sfilata, dove però anche l'abito della modella è modellato con lo scotch. Presentato quindi nell'ultima Fashion Week di Parigi, si aggira intorno ai 3.000 euro. Cosa ne pensi? Bello. Guarda che è giusto, cioè, giusto, sì. Cioè, ti rendi conto come inculare le persone? Se ti compri lo scotch a 3.000 euro, secondo me perché c'è scritto Balenciaga? Hai deciso di farti inculare, cioè, non ti stanno neanche inculando. È status. Sì, ma non ti stanno neanche inculando, perché non è una truffa, non è che ti danno una cosa diversa da quella che ti promettono. Cioè, loro ti dicono esattamente cosa ti danno e tu te la compri. Sì. Quindi, sì, cioè, non ti stanno, cioè, sei tu che sei un coglione, cioè, sì, là. Non c'è nient'altro. La verità è che purtroppo c'è gente che c'ha i soldi che gli escono dal culo e non sa come spenderli, e piuttosto che darli a qualcuno che ne ha bisogno, preferiscono comprarsi lo scotch de Balenciaga. Questa è la verità. Ma almeno funziona come scotch. È scomodissimo. Ma funziona, secondo te? Cioè, ci posso attaccare effettivamente? Sì, ho capito. Cioè, costa 3.000 euro. Ti porta il levi un po' di nastro. Stai a levare 1 euro, 2 euro, 3 euro. Cioè, che cazzo. Cioè, ogni volta che usi il nastro. Mi piacerebbe di più. Sì, no, vabbè. Cioè, non lo farei solo per quel motivo.
Costa di più il nastro cui attacchi la roba che la roba che ci attacchi. Da ricompri nuovo è meglio. Vabbè, comunque, sto margine valeva la pena. Sì, proprio, è stato rovinato il flusso. Il flusso canalizzatore. Okay, entriamo in topic. Guarda, Fiero. Fiero Maggi, andiamo a rubare quello. Quello gigante. Allora, credo sia un video. No, io voglio pensare che ci sia un coso gigante. Non credo. Sarebbe bello, così dai. Grosso. Va bene. Vai giù che fanno vedere direttamente scritto ieri sera. No, devo dire che ieri sera io faccio un plauso agli americani perché hanno senso del marketing. E hanno anticipato. No, partiamo dalla fine, no? Hanno anticipato l'orario degli Oscar perché fosse più fruibile anche in Europa. Il resto, sì. E quindi cioè, hanno iniziato a mezzanotte alle che erano le 3:20 quando è finito, 3:30. Cioè, me lo sono vissuto, io avevo paura di non vedermelo perché ho detto se vanno fino alle 5-6 così non ce la faccio. Invece me lo sono visto tutto. No, ma sono stati pure molto più veloci, Cioè, nel senso, andavano a passo spedito, non hanno perso tempo, hanno voluto fare un'edizione più corta proprio in termini tempistici. Secondo me meglio così è il futuro, anche perché a volte allungavano inutilmente senza senso. Va bene, Livio. Sì, devo dire, no, è vero. Allora, vabbè, poi io, quando arriviamo non lo dico. Miglior documentario. Vabbè, era scontato, vincesse questo. Beh, sì. Sai di che parla? Ma è proprio per questo, non era scontato. Però lì io ci puoi arrivare. Di che parla? Vabbè, posso immaginare. No, non immaginare, capisci? Di che parla? 20 giorni in un paese molto povero. Mamma mia, Livio. Guarda che è incredibile, la bolla in cui rimane Livio. Guarda che è qualcosa da studiare, Cioè, qualcosa da studiare. Cioè, lui riesce a essere completamente immune all'informazione. Rarissimo. Cioè, pure per sbaglio, anche se non vuoi. Dai, lo so, è della guerra, sì, dai. Quale guerra? Ucraina. Ci sono troppe guerre ultimamente. Mi piace un po' prendervi esatto, insieme. Ma era, questo ha vinto, questo era scontato vincesse. Poi, vai su. Cioè, di solito i Globe decidono l'andamento degli Oscar, a parte un'eccezione, poi secondo me nemmeno un'eccezione. Tra l'altro vorrei dire che quando poi hanno portato quando il tizio ha ritirato l'Oscar di 20 giorni a Mariupol, ha detto penso di essere il primo vincitore di un Oscar che viene qua e dice che avrebbe preferito non vincerlo perché ridarei questo Oscar e qualsiasi altra cosa indietro pur di far sì che non fosse avvenuta l'invasione della Russia in Ucraina, che devo dire che è una frase che può sembrare banale, però effettivamente io c'ho sentito cioè effettivamente noi la vediamo sempre in modo un po' distaccato, no? E invece cioè, per loro magari cioè, a quello magari mi viene frega davvero un cazzo dell'Oscar rispetto a quello che è successo. No, beh, ci sta, però inevitabilmente la guerra è stato motivo anche tra tutti quelli che hanno vinto di declamazione per quando hanno vinto gli Oscar, ma è giusto che sia così, nel senso. I Globe li vota la gente e non vota l'Oscar, ma dipende, non per forza, però sicuramente i Globe dal punto di vista critico sono i più comunque attendibili. Comunque vedi che ti abbassi durante la live, ti abbassi, ti squagli, non so che succede, ti sparapanzi. Sali, miglior cortometraggio documentario, questo non so di che si parla, fa solo che ha vinto una bambina, molto meglio così. Poi, miglior cortometraggio live action. Questo è nuovo, questo non l'avevo mai visto. Allora, io l'ho visto i corti di Wes Anderson. Carini i corti di Wes Anderson. Sono particolari perché, per chi non li avesse visti, c'è una mini rottura della quarta parete, per cui c'è una specie di narratore che parla allo schermo, mentre dietro sta avvenendo l'atto in sé per sé, cioè la scena sta andando avanti, in cui per l'appunto recitano proprio le stesse identiche parole dei corti. Particolare. Giovanni e Giacomo? Sì, sono solamente loro. Strano che non siano degli Oscar. Però strano, è vero. Sì, giusto. Quello il primo è quello bello, sì. Nel senso, gli altri, secondo me, gli altri tre un po' così. Però
gli altri non acquistarti di cortometraggi live action non l'ho visto, quindi non so che dire. La particolarità, è come al solito, è che Wes Anderson fa tutte queste cose molto in stile pastello, colori accesi, ed è bello secondo me che ultimamente si sta dando molto alla rappresentazione teatrale, perciò lui mette proprio in scena tipo delle maestranze che durante il film entrano e fanno il cambio scena, e dà questo senso di teatro, del cambio scena del teatro. Una cosa molto particolare, molto interessante. L'anello di congiunzione. Bello, cioè è particolare come idea. Peccato che però Asteroid City in Wes non si capisce un cazzo. Meno Wes. Bravo, meno. Vabbè. Niente si capisce un cazzo. Il miglior corto animato, questo non so che dire, questi non l'ho visto. La guerra è finita. La guerra è finita. Non è vero. con sì, le sì, musiche infatti, di John Lennon e Yoko Ono. Va bene, mamma vai mia, su. Yoko Ono è veramente una delle persone più odiose sulla faccia della terra. Come voleva si dimostrare. Vince il Globe, quindi vince pure. Come voleva si dimostrare. E beh, di solito chi vince il Globe vince anche No, vabbè, comunque era quello che ha quotato di meno, si sapeva che avrebbe vinto Miyazaki. Elemental non è un film. Spider-Man secondo me non lo hanno fatto vincere semplicemente perché è il primo di due film. Credo che sì, il premio sarà forse il prossimo film, dipende sempre chi sono gli avversari. Capito, cioè, m'immagino, Nimona magari, è molto bello. Cioè io questa teoria, no? Dice vabbè, tanto fai vincere il prossimo, che tu non sai neanche contro chi gareggerà, no? E quindi adesso non hai fatto vincere Spider-Man perché fai vincere il prossimo. Nel frattempo fai vincere Il ragazzo di Lerone, che secondo me dei tanti film di Miyazaki sicuramente non l'avrei dato a questo. E poi quando uscirà il terzo, magari ci sarà un bellissimo film sì, che non vincerà l'Oscar. Perché magari dovevi vincere Spider-Man che ne ha vinto. No, semplice, adesso. Spider-Man va contro Inside Out 2, sicuro. Che Inside Out 2 è il prossimo Oscar, quindi sicuro. Perché esce quest'anno il prossimo Spider-Man. Penso di sì, non è 2025 il prossimo Spider-Man, l'hanno girato insieme, scusa. Vabbè, poi controllo. 2025 non va contro Inside Out, Maggi, che cazzo stai di? Quando esce Inside Out? È qui Inside Out a breve dovrebbe uscire. Se è 2025. Non esce quest'anno, sicuro? 2025 è l'anno prossimo, Maggi. Ah, è rimandato. Ah, ok, no, se è stato rimandato, ok. Ok, non so più adesso io andato. E comunque io ci posso pure stare che ragazzo Nerone abbia vinto. Anche perché secondo me molta gente confonde miglior film d'animazione con animazione. Non è così, cioè non è che se un film è animato. No, è proprio un film più bello, secondo me. Cioè, non è che è animazione. Non lo so. Vabbè, secondo me sì, è calmi. Molto meglio Spider-Man del ragazzo Nerone. Cioè. Io ragazzi Arone ho detto non lo metto manco nella parte alta di quelli di Miyazaki. Spider-Man è un film che mi piace un sacco, quindi a cioè io proprio a livello di film ma raga non dà in culo a Spider-Man, che semplicemente no sono lì però cioè è che semplicemente effettivamente il nome è importante. Miyazaki è un nome e quindi io ti dico che secondo me la potenza di Spider-Man sta nella messa in scena e negli effetti, poi a livello di trama. Beh, ma che Spider-Man sia mezzo film non vuol dire niente, perché anche il primo Signore degli Anelli era un terzo dei film, eppure gli Oscar l'ha vinto uguale. Quindi no, dipende, sì, ma, cioè, vabbè, ma l'ha vinto perché il secondo non l'ha vinto gli Oscar. No, non lo so, però il primo è un terzo dei film, ma 11 ne ha vinto il primo, quindi va bene, cioè non ma sì, fatto ma sì, sia ma un, ovvio, cioè se il film è fatto bene a prescindere dal fatto che sia un ma scusa, come Dune che non ha vinto gli Oscar, ha vinto qualche Oscar Dune. Nimona pure me l'hanno detto tutti, è molto bello, lo recupero okay, appena posso. A livello tecnico il ragazzo Nerone comunque è un capolavoro, cioè anche no, lì, no, per cioè, carità, mica è brutto. È semplicemente un po' più vecchio stile, invece Spider-Man punta un po' più al futuro magari. Però non è una cosa che dico è ingiusto. Secondo me ci sta che abbia vinto Miyazaki. Vabbè, secondo me no, io avrei da sparare. Vedi, a proposito della Disney. Vabbè, perché non capisci in che. A proposito della Disney, Elemental, Red, Wish, Buzz, stanno a piena cantonata dopo l'altro ed alla è Disney per questo Netflix. Che stanno a cercare nuovo Inside Out per riprendere Fall 2. Vabbè, Zootropolis 2 faranno, quindi vediamo. Vabbè. Mo voi vediamo il prossimo che esce Elio. Uscì mo, questa settimana esce Kung Fu Panda 4. Elio. Tra l'altro Kung Fu Panda 4, regà, ha fatto il botto in America. Ha guadagnato già, cioè prima settimana 80 milioni. Ma non è ancora manco uscito. Poi vedete, non ci sia proprio Kung Fu Panda 4. No, la Pixar e Disney hanno la mafia dietro, li devi candidare per forza.
DreamWorks è uguale, però dico sempre sì, candidi per forza questi film. Poi speri che vadano bene, ma la candidatura ce l'hanno proprio per contratto quasi. Vai su. Migliore effetti speciali ha vinto Godzilla. Grandi, ci sono stati i giapponesi, sono presentati con i pupazzetti di Godzilla. Ma giusto quello può vincere Godzilla, cioè nel senso. Allora, io non l'ho visto Godzilla. Innovativo sotto. Io non ho visto Godzilla. Allora, godo che non ha vinto Mission Impossible. Però mi dispiace un po' per Guardiani della Galassia. Però non ho visto Godzilla, quindi non lo so se Godzilla è meglio di Guardiani della Galassia. Mi fido. Ah, non ho visto. Poi, miglior canzone di Barbie. Ha vinto Billie Eilish. Oh, allora, ecco qua. Allora, a parte che ogni tanto Billie Eilish mi ricorda Alex. Non lo so. Vabbè, comunque sia, regà, se non l'avete vista, recuperatevi la performance di Ryan Gosling su I'm Just Ken. Bellissima, raga. Ma non avrebbe mai. Pezzo più bello del lo sapete quanto odio Barbie, ma hanno fatto una cosa bellissima. Cioè, cantato da lui, cioè, nel senso, lui mentre faceva tutto quello che ha fatto, cioè stava a cantare lui la canzone. Sì, poi Slash. No, veramente bellissima, bella coreografia. Però non è una canzone struggente, non te lo daranno mai l'Oscar. Deve essere struggente. Perché quelli che danno gli Oscar sono dei magi. No, ma più che altro perché credo che ci sia anche una valutazione dal punto di vista tecnico dietro. Come c'è, cioè, sono più dei limiti. Immagine Academy. No, sono dei cagacazzi come te, guarda. Sono dei cagacazzi. Sì, ma fanno bene, devono essere cagacazzi. Allora non è come, perché io dico la canzone è bella, poi arrivano i Livio che fanno: no, questo c'ha un arrangiamento che non va bene. Ma cioè, certo, è giusto. Se è miglior canzone, si giudica anche la musica, no? Beh, certo, che fai una cosa. Che fai? Non giudici gli arrangiamenti. Quella di Ken è carina perché è un po' meme, non è musicalmente la migliore. E me la dovrei riascoltare per bene, perché comunque. Vabbè, secondo me è musicalmente carina. Sì, vabbè, Just Ken. Però quella fatta tutta un pianoforte, quella con Billie Eilish, col fratello che suona. Vabbè, sti cazzi, cioè, che c'è il fratello che suona al pianoforte, cioè. Devi vedere se ti piace la canzone. Poi per carità, cioè, a me Billie Eilish mi piace in generale come artista. Va bene. Però vabbè, la performance, io gli avrei dato solo la performance. Conclusivamente, sì, lui fa il cantante, c'è una band. Ma io ho sentito un sacco dei cantanti che dal vivo cantano di merda. Vabbè, però quella è comunque registrata in studio, non è che hanno fatto, che hanno registrato la canzone. Dico, Ryan Gosling ha registrato in studio sta canzone. Forse non hai capito. L'ha cantata agli Oscar. Okay. La cantava lui e non è che cantava, dici, come Billie Eilish si è messa lì. L'ha cantata in diretta. Okay, sì, Billie Eilish si è messa lì e cantava la sua canzone da ferma. Ryan Gosling è partito, che stava nel palco performer. E faceva i giri e rotoli. Quello è pure il mood della canzone. Ho capito, ma è più difficile cantare mentre fai tutto quel macello. Beh, quella lì è un po' più interpretativa perché è un po' più emozionale, non deve andare in giro, stona. Sì, io non sto dicendo quello, io sto dicendo che mi ha sorpreso in positivo che abbia cantato bene in una dinamica così complicata. Vabbè, essendo sì, magari lo fanno anche in tanti, anche non è che lui è cantante. Però comunque lui ha fatto La La Land. Sì. Cioè, se tu mi dici fammi fare una performance canora di questo tipo a uno tipo Hugh Jackman, io ti dico: guarda, se me la fa perfetta Hugh Jackman, perché è uno che fa musical. Zac Efron fa i musical, cioè dipende chi lo fa. Cioè, questi sono attori che fanno pure il musical. Dipende se lo fai al cinema o se lo fai a teatro. Perché se lo fai al cinema la puoi rifare 10 volte se non ti viene bene. Però vuol dire che ce l'hai nel DNA. Ma non è la stessa cosa. Cioè, se tu ti prepari una cosa e la fai in un video YouTube, per dire. Se tu poi vai sul palco a look e devi rifare la stessa cosa, e mica ti viene uguale, eh? No, però sicuramente. Cioè, non è che perché l'hai fatta una volta, la sai fare in qualsiasi situazione, sempre allo stesso modo. Sì, sono carichissimo. Vai su. Il colonna sonora ha vinto Oppenheimer.
Oppenheimer ci può stare, anche perché se non erro quello di Oppenheimer aveva già vinto come colonna sonora. Indiana Jones. Sono stati premiati soprattutto per Oppenheimer i violini che piacciono tanto a Livio. Che tra l'altro il tizio che ha fatto la colonna sonora è andato sul palco a ritirare l'Oscar, ha detto che ha ringraziato Nolan perché ha detto che l'idea di aggiungere i violini è stata di Nolan. Bravo Nolan. Incredibile. Bravo Nolan. Ricordo che poi non so se è vero, però ho visto un post di... Ah no, vabbè, non lo conoscete, un ragazzo. Vinto, è famoso, io non lo conoscevo, ha vinto l'Oscar nel 2019, ti dico pure perché cosa quello lì. È uno famoso. Che diceva forte. Che Nolan è il più grande innovatore. Potrebbe essere mio parente quello. Sono d'accordo. Per Black Panther, ha vinto l'Oscar per la colonna sonora di Black Panther. Vai, su. Su, 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 portiamolo su. Vabbè, su. Questi li poi mi sa che vai su, perché è una cosa miglior makeup. Vabbè, è un trittico questo. Vai vabbè, su. Lo vediamo in ordine. No, c'ha senso perché a tutti i premi tecnici sono andati a poveri creature. Lo vediamo in ordine. Poveri creature. Forse li hanno truccati bene. Ma secondo me Maestro meritava, per chi non sapesse, Maestro è il film diretto da Bradley Cooper. Per tutti il miglior make-up. Perché Livio, prego, visto che hai visto il film, prego, spiegami perché secondo te Maestro avrebbe potuto vincere. Prego. Visto che hai visto il film, di che sceneggiatura parla di te. Quindi perché avrebbe potuto vincere il miglior perché make-up? Perché c'eri tu. Esatto. Chi ha fatto Maggi nel film? Perché la cosa interessante. Quale sceglieresti per fare Maggi? Stavo pensando, no, stavo pensando un attore. Circuito, forse un emergente, essere basso. Tom Hardy, dicono. No. Poi, oddio. No, non c'ho i labbroni. Non lo so. No, io ce l'ho. Giacomo Poretti. Comunque, per chi non avesse visto Maestro, mettete gli occhiali a Giacomo Poretti, è magica. Allora, per chi non avesse visto Maestro, il film che vede alla regia pure Bradley Cooper, praticamente lui invecchiano col trucco prostatico, come si dice, prostatico, perché è la vita di questo famosissimo. Mo che deve fa? Ma scusa, ma tu continua i tuoi. Tu continua la tua. E quindi era interessante vedere come lo invecchiavano di volta in volta e sono stati bravi, perché cioè, si vede proprio la differenza tra un cinquantenne e un sessantenne, che tu diresti a occhio magari. Ditemi, non è facile. Però credo che comunque Povere Creature, se ha vinto per il make up, lo deve non tanto a lei quanto a come hanno reso interessante il Frankenstein di William Dafoe, per chi avesse visto il film. Cioè, il Frankenstein di William Dafoe è fatto molto molto bene. Maggi, è particolare perché non è ad avere un sosia. Sì, molto bene. Infatti perché diciamo che non l'hanno candidato come miglior attore non protagonista, però ci poteva stare. Secondo me perché sta troppo poco a schermo. Rispetto agli altri attori sta troppo poco a schermo. E quindi ci può stare. Ci può stare, hanno reso. Cerca di non accettare la realtà. No, è che è lunga sta roba. Vai, quindi prego, metti gira. E vince anche miglior costume, Povere Creature. Alla faccina vuole. Ci può sta. E chi lo vuole? Ci può sta. Io qua forse Barbie, per la particolarità dei vestiti di Barbie, per come hanno ricreato Barbie della verità. Ah, però Barbie Land è... Tutte le Barbie. Come non hanno... è costumi però. Beh, no, come no. Le Barbie, Ken. Le Barbie, Ken. Sì, però Killer of the Flower Moon e Napoleon. Ti dico Napoleon, Killers of the Flower Moon, manco troppo secondo me. Cioè, per carità, una ricostruzione storica in entrambi i casi. Se però devo pensare alla... c'è Maestro però. No, è un film contemporaneo, Maestro. Povere Creature ha... quindi... è complicato da un film sui costumi alla roba contemporanea. No, è difficile. Povere Creature è molto particolare perché è una specie dei primi del 1900, però quel 1900 pseudofuturistico. Sono belli i costumi di lei, sono molto particolari. Grazie Lollo. Bello Lollo, è steampunk. Io l'avrei fatto vincere Barbie, però vabbè, dai, ci può stare. Hanno dato tutti i premi tecnici. Miglior sonoro. La zona di interesse, qua non c'ho le competenze. Allora io me lo voglio vedere, la zona di interesse, ancora non l'ho visto. Molto carino, la zona di interesse, molto molto bello, anche se io ho un unpopular opinion che arriverà dopo.
Ok, però mi hanno detto che la zona di interesse si basa proprio sulla, sul sonoro. Sì, 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 perché tu ascolti soltanto la roba di Auschwitz, di, del campo di concentramento, non lo vedi mai. Quindi dice che... No, sì, vabbè, ci può stare. Però, cioè, diciamo lì la sfida era con Oppenheimer. Oppenheimer, credo che forse abbia vinto Oppenheimer ai Golden Globe, non lo so. Infatti avevano... preventivato 8 Oscar a Oppenheimer. Sì, credo. No, è la sceneggiatura, mi sanno gli hanno dato. E invece non ci è arrivato. E infatti io credo, perché non so perché non ha vinto la sceneggiatura. Mi sono fatto un'idea del perché non ha vinto. Beh, guarda, arriva la sceneggiatura. C'è stato più bravo? No, c'ho tutta la mia teoria. No, infatti poi... il sonoro di Oppenheimer è molto bello. Ti dico io tutta la mia, teoria che c'è dietro, una teoria complotta. Miglior di complotto. Montaggio Oppenheimer. Oh, vabbè, ci può stare, nel senso. Sì, Oppenheimer, se ci può stare. Ci sta, beh, bellissimo il tizio, il capo del montaggio è un grande. È una donna. No, là non è un montaggio. Hai vinto? No, ha vinto una donna. No, che cos'era? Vabbè. Quello con i capelli bianchi, il fotografo, la fotografia. Quello con il capello lungo. Quello con il capello lungo, ok. Miglior scenografia, Povere creature. Ripeto, pure qui sono gusti. Secondo me pure Barbie poteva vincere. Secondo me è più qua che di là. Cioè, scenografia, Barbie Land è carina. Gliela potevi dare. Sì, scenografia non a Barbie, secondo me è stato Povere creature è molto bello, perché ti ripeto, è un 1900 vittoriano pseudofuturistico. È molto particolare, molto interessante come l'hanno messo in schermo. Però secondo me la particolarità di Barbie è proprio tutta la parte di scenografia. Cioè, Barbie si basa tanto su quello, quindi non far vincere Barbie. Ma l'hanno proprio zoppato Barbie, Cioè, Barbie è stato proprio azzoppato male. Giusto. Va bene, giusto. Sono state scelte. Merda. Miglior fotografia, beh, Oppenheimer. Era abbastanza scontato questo, anche se per esempio qui secondo me Povere creature di fotografia è molto molto bello. La fotografia, per chi l'avesse visto, Povere creature è molto molto particolare, perché c'è molto spesso il contrasto tra, soprattutto nelle scene ambientate a Parigi, l'oscuro della scenografia in contrasto con i super colori accesi di lei, delle cose, oppure il contrario, colori molto accesi e lei che ha dei costumi non così accesi in contrasto. Si gioca molto su questo contrasto. L'ho trovato una cosa molto interessante. Ma la cosa di però Oppenheimer, Oppenheimer. Dal punto di vista tecnico, fotografia e regia è sempre al top. Io darei un plauso a El Conde, quindi ci può stare che appare così. Altanower, El Conde. Che cos'è il Conde? Qualcuno l'ha visto il Conde? Ma il Povere creature non ricosta tutti i set calpestabili interconnessi, non ha senso. Sì, ci può stare, sono d'accordo. Però effettivamente Oppenheimer c'hai soprattutto i pezzi di contrasto. Guarda che pure fare la fotografia sporca buia di Oppenheimer non è facile. Senso, non... A voi vi sembra una cosa scontata perché è stato bravo il direttore della fotografia a renderla scontata, ma sono tutti quei pezzi di notte scuri e sono particolari, sono difficili da fare. Conde è la storia di Pinochet vampiro. Bello. Ha fatto Bellimello. C'è scelta. Sceneggiatura del livello. Miglior sceneggiatura originale. Non originale. E ecco, qua strano che non abbia vinto Oppenheimer. Ha vinto American Fiction, che lo devo vedere. Anche perché c'è, vabbè. Che cosa? C'è un problema secondo me qui. Cioè, vabbè. Quale? Niente. No, niente. Prego. No, niente. Non lo posso dire adesso, ma se lo dico alla fine. E allora, secondo me qui ha vinto American Fiction per un motivo. Non l'ho visto, lo vedrò, però tratta quelle cose là. È un film all'anno che tratta quelle cose là, lo devi premiare per forza. Quelle cose là vanno sempre premiate, perché in America sono importanti quelle cose là. Il colore della pelle in America è troppo importante per un premietto sul colore della pelle in America va sempre dato. E quindi hanno voluto fare questo. Poi chi ha... No, è vero, cioè, non mi dissocio, è vero. Gli Oscar sono politici. Anche se devo dire che quest'anno sono stata edizione meno politica. Perché dopo c'è un plot twist. C'è meno politica che ho visto, ma soprattutto dopo c'è un plot twist. Soprattutto perché effettivamente rispetto agli anni passati qui c'erano proprio film belli. Cioè io i film quelli l'ho visti, i 5-6 più importanti ho visti, e devo dire che erano tutti filmoni. Quindi ci può stare che quest'anno non hanno giocato tanto di politica, perché effettivamente il materiale dietro dal punto di vista dei film era io da quello che ho sentito, American Fiction parla proprio del motivo per cui un film come American Fiction vince gli Oscar. Cioè, non lo so, io non l'ho visto, però da quello che ho capito è un Inception. Cioè, American Fiction parla del fatto che ci sono dei motivi per cui un film come American Fiction vince l'Oscar, e ha vinto l'Oscar. E sta su Prime comunque questo film. Sì, Amazon Prime, lo sì, è meta. Non lo conoscevo.
Va bene, prego, su. Miglior sceneggiatura originale, condivido al 100%. E vi dirò, questo film, cioè, vabbè, la zona di interesse ha vinto il film internazionale semplicemente perché non c'era Anatomia di una caduta tra i candidati. Quando ho recuperato l'Anatomia di una caduta è molto, molto no, bello. Però io qua mi sono rimasto deluso perché ho visto la Trit, lì come si chiama la tizia che è salita sul palco e mi aspettavo almeno un vaffanculo o qualcosa a Macron, cioè, vaffanculo, non sfregio, invece non hanno detto niente, cioè secondo me doveva proseguire la battaglia, anche perché ha vinto, è arrivata a prendere l'Oscar nonostante sia stata boicottata. No, questo secondo me questo gliel'hanno dato un po' come pseudo contentino, secondo me, perché questo avrebbe, vabbè, sicuramente detto che ci sta, che sì, ma se secondo me se fosse stato tra i film internazionali forse non gli avrebbero dato la miglior sceneggiatura originale. Vabbè. Poi miglior film straniero, era ovvio che non vincesse Garrone. Sì, per me era scontato. C'erano che tutti vincesse. Che ci speravano. Mai come quest'anno non avevi chance. Cioè, Perfect Days è molto meglio, anche Io Capitano, che è un bel film. Poi c'è un piccolo dissing che ha fatto l'Italia, alla fine lo metto. Cioè, dissing. Fa ride ma fa riflettere come cosa perché è vera. E, però cioè, la zona di interesse è bellissima. Cioè, infatti muoio te perché so fomentato la zona di interesse. Io l'attore non io ve lo dissi, io ve l'ho detto a luglio che avrebbe vinto. Vabbè, lo sapevo. Sì, un po' tutti, sì, eh. Sì. No, vabbè, ma cioè, ci sta. Cioè, nel peccato senso per Ryan Gosling, che insomma è fighissimo in Barbie, però no, Robert Downey Jr. è la parte più, una delle parti più belle, soprattutto nel finale in bianco e nero di Oppenheimer. Cioè, appena ho visto il film e l'ho visto in lingua originale in anteprima, ma pure parlando con gli altri che stavano lì, abbiamo detto: vabbè, questo va sicuro all'Oscar, è altamente probabile che vinca. Infatti l'ho detto a suo tempo, quando è stato agosto, a luglio, ho detto: guardate, Robert Downey Jr. candidato all'Oscar facile. Quanto ci credeva Robert Downey Jr. ieri sera, mamma mia quanto ci credeva. Oh. No, Brenda Raffa, è salito no. Tutto impettito, fiero, faceva i saluti coatti a tutti quanti, cioè proprio sembrava la scena di Io sono Iron Man. Cioè, arrivato lì, si è messo il adesso dice io sono Iron Man. Cioè, non avrebbe mai potuto battere Robert Downey Jr. Anche perché l'Oscar di Robert Downey Jr. li ha vinti tutti. Ha vinto il Globe, ha vinto il BAFTA, ha vinto il Critic Award, li ha vinti tutti Robert Downey Jr. quest'anno. Cioè, sai che di gli hanno dato solo l'Oscar. No, ha vinti tutti. No. Sì. Miglior attrice, lei, non protagonista. Non l'ho visto lei. Quindi non so che dire. Non so, io sono solo contento che abbia vinto America Ferrera, perché è veramente una vergogna che gli hanno dato il Golden Globe. Questo è una cosa vergognosa a mio parere. Però questo ha vinto l'Oscar. Cioè, comunque attenzione, perché poi ci arriviamo dopo. Il Globe lo hanno vinto pure quelle che non hanno vinto l'Oscar. Semplicemente perché i Globe li dividono. Fanno miglior film drammatico, miglior film tipo commedia, ok? Barbie è inserito in commedia, Oppenheimer è inserito in film drammatico. Non è quello che ho detto io. No, però nel senso, beh, voleva dire quella lì, di Holdovers non è campata a caso. Ha vinto il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. Campata con un senso. Cioè, esatto, sta lì per un motivo. Non è a caso. Grazie, ha vinto, ci sta lì per un motivo, sì, ha vinto lei. Perché ha vinto il Globe. Ci manca, al massimo l'altro non stanno lì per un motivo, lei ha l'hanno vinto. L'hanno messo al Globe perché cioè, gli hanno dato il contentino di mettere e poi ha vinto, incredibile. E no, sì, però io dico, cioè, per quanto mi riguarda questa cosa che è stata candidata a America Ferrera, cioè, e me la dovete spiegare, raga. Cioè, io penso che vabbè, io reputo Barbie un film mediocre, ma siamo tutti d'accordo che il pezzo peggiore del film è il monologo di America Ferrera. No, Daniel, i Globe sono molto più importanti dal punto di vista della critica degli Oscar. Sì, gli Oscar sono politici, i Globe sono proprio critica cinematografica. Cioè, sembrava veramente un insegnante a scuola che ma è quello che rappresentava il monologo. Vabbè, ma non c'è una cosa terribile, proprio terribile. Cioè, il film si ferma, c'è sta una tizia che parla a rotella per minuti e minuti. Che dico? Cioè, nel senso, famo pure noi. Cioè, candidata all'Oscar, Golden Globe. Cioè, no, so, non ho capito. Poi, miglior attore, Cillian Murphy.
Vabbè, questo ci stava. Oh, finalmente Nolan ce l'ha fatta a fargli prendere. Posso dire che è strano che non c'è Leo. Lionel Messi? Sì, Di Gabrio. Sì. Manco considerato Leo, eppure cioè, il film è bravo Leo. Cioè, il protagonista di Killers of the Flower Moon Di Gabrio. Leo. L'hai visto che bel film, ti è piaciuto un sacco. Sì. Immagino. Bello, pianto un sacco. Però Cillian Murphy, dai, ci sta. Bravo Cillian Murphy, mi è piaciuto un sacco in Oppenheimer. E arriviamo al plot twist, che poi plot twist fino a una certa, Tutti si aspettavano la vittoria della tizia che grazie a Dio non l'hanno fatta vincere soltanto perché è nativa americana, ma hanno fatto vincere Emma Stone. Comunque ripeto, c'è cioè pure qui. No, razzista, mi hanno rotto i coglioni con sta stronzata che devi vincere solo perché sei nativa americana. No. Beh, evidentemente non è così. Non ha vinto. Giusto, ma anche perché cioè, io non l'avrei manco candidata come miglior attrice. Cioè, questa sta lì, è comprimaria nel film. Grazie, Jobs the One. È soltanto Jobs. Perché è un film lunghissimo e quindi c'ha un tempo a schermo all'interno del suo film alto paragonabile a un tempo di un'attrice protagonista in un suo film. Grazie, ma all'interno della narrativa del film non è manco una protagonista questa, perché il film si basa tutta sulla contrapposizione da DiCaprio e Robert De Niro. C'è pure lei, ma questa secondo me poteva essere miglior attore e attrice, non protagonista. Se poi c'è, forse non c'erano altre da mettere. Vabbè, mi dispiace. Ma mi dispiace di che? Che non c'è stata gente migliore da mettere di non c'è ma manco... tutti dicevano che ma vinceva, ma manco si è candidato. E dai, vabbè, ci può stare a lamentarsi delle candidature. Però nel senso tutti pensavano vincesse, addirittura non candidato neanche. Mi pare un non tutto niente. Non candidato nemmeno cosa, stranamente. Infatti candidatura... guarda che Emma Stone è rimasta scioccata, cioè se voi vedete ammazza. No, sì, però è il ammazza che mazza. È l'Oscar in cui ho visto la persona che lo vinceva più sconvolta di averlo vinto, cioè quasi tutti gli altri si aspettavano fieri, si erano preparati il discorsino. Facciamo il pieno di proteine, mangi con la barretta proteica. Sì! Comunque anche qui lei ha vinto il Globe e Mastone ha vinto pure i BAFTA, quindi inaspettato fino a una certa, e non è campato da nulla sto Oscar. E secondo me questo invece, questo film, io ve lo consiglio per chi non l'avesse visto, al contrario di Barbie, questo è un vero film che parla del concetto di emancipazione femminile, di libertà sessuale delle donne, di parla di come la donna si vuole riprendere il suo posto nel mondo in una società soprattutto maschilista, che è quella, diciamo, dei primi europea, dei primi del Novecento. Questo è un vero film femminista. Questo, io se non l'avete visto ve lo consiglio. Ma la senti l'energia che ti scorre tra nelle vene adesso? Vabbè, comunque sì, Emma Stone, secondo Oscar, 35. Quanti ne vince a fine carriera Emma Stone? Non è detto, perché pure... Non è detto, potrebbe morire domani. Dici, non è che siccome ne ha vinti due, allora ne vincerà 10. Perché no, un esempio... è una domanda, ho detto secondo me quanti ne vince alla fine? No. Dipende che film fa, magari un altro lo vince, però... Dipende se fa film ancora. Cioè, lei per esempio è entrata in un record, perché sono tipo soltanto 3/4 le donne che sono riuscite a vincere due Oscar entro i 35 anni, tra cui Meryl Streep. Nessun uomo ci è riuscito. Entro i 35 anni a vincere due Oscar. Però pure io e Meryl Streep poi c'ha avuto un exploit da giovane, poi ne ha rivinto uno mi pare 10 anni fa. C'ha avuto un periodo lungo in cui non l'ha vinto. Non lo so, dipende che film fa. Però comunque Emma Stone è molto bravo. Vabbè, no. Anche perché Emma Stone questo film secondo me l'ha vinto soprattutto per una cosa. Per chi l'avesse visto sa di cosa sto parlando. La parte recitativa dal punto di vista fisico. Boh, non voglio fare spoiler troppi sul film, ma se avete visto il film sapete l'inizio del film come inizia e come lei si muove nei primi 20 minuti di film, quello è stato difficilissimo. Vai, poi miglior regia. Oh, l'ha vinto, ce l'ha fatta, l'ha vinto, è felice. Vabbè, tecnicamente, cioè tipo io questi 5 film l'ho visti tutti e 5. Bravo. Effettivamente questi sono filmoni. Certo, nel senso qua non mi viene da dire perché c'è stato come l'anno scorso sto film tra i primi 5 regia, che merda. Qua effettivamente paradossalmente potevano vincere tutti e 5 e nessuno avrebbe gridato troppo allo scandalo, perché sono tutti molto molto belli. L'ha vinto Nolan meritatamente, ci sta, bravo Nolan. Coronamento di un sogno alla fine. E poi miglior film. Ah, vedete perché il miglior film ne hanno cambiati 10 stavolta. Lo fanno da un po' di tempo. Sì. Ah, ok. Per rendere più pathos, per dare più. Vabbè, perché qualcuno pensava non avrebbe vinto Oppenheimer. Beh, l'anno scorso quello che ha vinto nessuno pensava fosse il miglior film. Però... vabbè, l'anno scorso, però quest'anno. Lo so. Però pure Killers of the Flower Moon è un filmone,
Tipo. Sì, sì, vabbè, appunto, c'è poi le creature, no, ma ci stanno bei film. Però vabbè, Oppenheimer quindi a 27, mi pare. Barbie 1. Sì, Barbie 1, Povere Creature 3. 4. 4, ah, è vero. E poi chi è che ne ha 22? Bang. Porco pazzi. Ne ha 22. Anatomia della caduta. Che se quanto in vince Dune non essere così convinto. Che, no, che, secondo me no. No, dipende. Cioè, Dune, non so cos'è. Dune un candidano sicuro. Dune un po' di Oscar. Te lo dico io quando tu devi. No, sì, sì. No, è semplice, funziona così. Adesso comincia l'anno. Ok, quindi il primo, se non mi sbaglio, è il no, forse il Tribeca. Perché il Sundance c'è a febbraio-marzo. Prima cominciano a bere col Tribeca, poi c'è Cannes. Dove sta Cannes? In Ger? Ormai sta tecnica ha rotto i coglioni. Dove sta Cannes? Non sta in Germania. Dove sta? A Cannes. Tre opzioni. Olanda, Belgio, Francia. Dun, 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 Francia. Dun, 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 che culo. Vabbè, non è che era culo. La più grande, dici. Ok. Quindi poi c'è Cannes, poi c'è Venezia, poi c'è il. Poi c'è come ti senti essere sconfitto ogni volta? Cioè, hai dovuto pensare, perché se non ti avessi dato le tre opzioni, non ci saresti arrivato. Allora, devo dire che Francia era tra le più papabili. Perché per il nome? Sì. Perché gli ricorda un po' la lingua dell'Egitto, capito? Esatto. No, ma poi Olanda, Belgio. No? Quindi vi ripeto: non ci per niente. Mo vediamo. Poi c'è Berlino, c'è il Sundance. Quindi non è detto che vincerà. Cioè, sappiate che di solito il film che vince Venezia va agli Oscar. Quindi vediamo. Però sì, Dune sarà candidato. E vai avanti. È finito. No, ci la vai avanti nei link. Nei link. Ah, vabbè, questo è carino. Ok, ok, sì. I 10 momenti migliori. Il finale è stato bellissimo nel suo essere grottesco. Vabbè, era un, era un finale degno di Lidio. Questo è per i costumi. E devo dire che John Cena ha fatto il suo. Sì, era carina. È stato bravo, è stato bravo. Ha fatto una bella gag. Bravo John. Comunque sì, John Cena è molto dopato. Manco poco dopato. Vabbè, grazie al cazzo. Tra l'altro, non so se è vero, ho sentito che tipo per un film gli hanno dovuto fare. Hanno dovuto usare una protesi per una scena tipo di sesso perché lui c'ha il cazzo troppo grosso. Vabbè. Non so se è vera questa cosa. Vero, vero. John Cena nudo. Vabbè. John Cena nudo. Oh, ma c'è da merda umana, stronzo. Una pezzo di merda. Ma vaffanculo, coglione. Aspetta, sta mangiando. Cosa stai mangiando adesso? Siamo passati da 30 grammi di cioccolato fondente al 90%. Oh, beccate questa, va. 30 grammi, non 31. 30G. Hanno suonato? Vabbè, sì. Vabbè, ma non c'è bisogno che lo metti questo. No, no. Forse non lo so. I'm just Ken. Vabbè, è lui che parla. È lui che canta. Sì, sì, I'm just Ken è molto, molto bello. Ah, ci sta. Se poi, questo è carino. Kimmel contro Trump. Sì, sì, perché non ce lo voleva. Sì, perché ha letto un tweet il presentatore in cui praticamente l'ex presidente degli Stati Uniti d'America gli ha detto che lui è il peggiore. Ha scritto: c'è mai stato un presentatore agli Oscar peggiore di Jimmy Kimmel? E lui gli ha risposto in diretta dicendogli: grazie presidente, grazie di star guardando la serata, sono sorpreso, di solito dovrebbe essere già finito il periodo in prigione per guardare la TV. E ridi, questo sicuro te lo becchi tra i prossimi 4 anni. Attento. Cioè, i prossimi candidati ai presidenti degli Stati Uniti d'America sono Trump, perché ha vinto praticamente le primarie, e Joe Biden. Joe Biden ha 83 anni, non si regge in piedi. Joe Biden si addormenta in piedi perché non gliela fa più. Invece Trump sta nel fiore degli anni proprio. Oh, però almeno davvero li regge. Capito, li regge meglio di Biden. Vabbè, ho capito. Cioè, a parlare comunque di gente che vabbè. Ma ancora è probabile che vinca Trump. No, ma io. Messi e il cane. Eh? Il cane, poi tu non hai visto Anatomia di una caduta. Messi è il nome del cane del protagonista. Messi ancora. Che piscia, bravo il cane che piscia. Sulla stella di Maddalena, carino.
Barbenheimer, sì, vabbè, hanno fatto, diciamo, le gag carini. Questi sono gli attori protagonisti, co-protagonisti dei due film. Vai giù, guardali che carini, ecco loro, il cartapecoriti davvero. Mo si vedono, vai giù, 40 sono cartapecoriti. Che tra l'altro, se mettevi due Danny DeVito uno sopra l'altro, facevi guardali che carini, cartapecoriti. Mamma mia, bellissimi però, eh. Guarda, vai, li metti uno sopra l'altro, è perfetto. Che carini. Fai Megazord, vai. Tu c'ha 80 anni, Danny DeVito, eh? Beh, perché invece con l'altro... È andato un po' di meno, c'ha tipo 5-6 anni di meno, Schwarzenegger, è 75. Supera il 152, comunque. Che però sono bellissimi, sono bellissimi. Una coppia che non scoppia. Il mignolo col prof. Che hanno fatto tutta la gag, perché loro entrambi erano i cattivi di Batman, e tra il pubblico c'era cosa, non mi ricordo come si chiama l'attore. Quello che è stato il primo Batman, quello del Joker di Jack Nicholson. Ah, ma dici Keaton, no? Beh, Michael Keaton. È il primo, vabbè. Sì, è il primo. Vabbè, il primo nei film. Ah, ok. Sì, sì, no, ma è andato pure poi sul palco Michael Keaton. Bello, bellissimo, grande Danny DeVito, grandi. Vai giù. Compagni di scuola. Ah, vabbè, semplicemente a Nolan è stato intervistato da una tua tizia, perché poi fanno le interviste dopo che vincono i premi. Ed era una sua compagna. È una compagna di scuola. Vabbè, carina come cosa. Ma il finale è quello più importante. Vediamo se c'è. Eccolo. Questo lo devi vedere. Allora, è questo, questa è veramente una salma. Oramai è una salma. Beh, sì, lo era anche ai Goti. Peggiorato, perché ha fatto. Beh, certo, un anno dopo. No, 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 ma qua è peggiorato proprio perché praticamente ho visto come funzionano gli Oscar. A un certo punto c'è tutta una. C'è tutta premiano i film. Certo, ma c'è una procedura da seguire, no? Tu vai sul palco, fanno la carrellata di video in cui ti fanno vedere 30 secondi, 10 secondi, gli spezzoni di tutti quanti i film candidati, che sono 10, ma magari quadrano il regista, applausi. Poi c'è il momento solenne, and the Oscar goes to, ok? Pados, un momentino e la premiazione. Guarda Pacino. Lo dice subito. Non è che mi è fregato un cazzo, no, c'è pure tipo sbagliato. Only one will take the award for best picture. Stop. C'è il minutaggio che vedi sotto. È da quando lui, c'hai 30 secondi, sì, è da quando lui è salito sul palco, eh? Sì, grande. And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And may I see Oppenheimer? Yes. Yes, Emma Thomas. Il caos, lui continua a parlare, ma ormai è partita la canzoncina, dovevano far salire la gente. Fateli salire, fateli salire. Grandissimo. Ha fatto un minimo di pausa. Hanno, sì, sì, hanno proprio sfanculato tutta quanta la procedura. Beh, al ma momento lì, praticamente, c'è il, sembra il nonno quando gli fa il regalo di compleanno che deve leggere il bigliettino, capito? Sì, sì, sta carino, lì, mo lo vedo, mo carino, lo leggo. Carta pecorito, però. Mamma, cioè, De Niro non sta messo così. C'ha qualche anno di meno, De Niro, però. Sta messo così male. Poi. No, vabbè, Alba, il discorso su Gaza, vabbè, è quello che ha vinto il premio al miglior film straniero, che ha fatto il discorso su Gaza. Poi. Ah, questo lo voleva, vabbè, questo l'aveva visto prima, però sti cazzi, semplicemente hanno fatto il report degli attori più pagati al mondo. Adam Sandler. Sì, perché c'ha un contratto con Netflix, piano barca dei soldi. Adam Sandler. Sì. E Margot Robbie invece ha fatto 4 film solo quest'anno con Netflix. Margot Robbie invece è la donna più pagata del 2023. Ed è praticamente l'unica donna in un mondo di uomini, perché c'è scritto sotto, vai giù, c'è proprio quanto ha preso. Questo è l'anno clou di Margot Robbie. 73 Adam Sandler. No, Olivio, dai, che tardi. Dai, dai, tanto non parte, vai. Vai giù. Margot Robbie invece, vai giù, scorri, dico io dov'è, che tanto ci sono in... Eccolo, la Margot Robbie 59, ok? Giù. È partito. Hollywood. Adam Sandler e Margot Robbie i più pagati nel 2023, ma la differenza è enorme. Dai, che c'è il complotto ancora. Stai zitta. No, no, il complotto. Ah, sì, no, c'è un mini complottino, sì, è vero. Vai giù e poi hanno visculito gli uomini. Vai giù, quanto hanno percepito gli uomini quest'anno. Vai giù, vai giù, vai giù, eccolo qua, vai sopra. È questo qui. E Tom Cruise sta a 45, Ryan Gosling 43. Ancora. Jennifer Aniston 42. Vedi, vabbè, sono ancora tutti gli uomini, vabbè, a predominare. Poi ci stanno due donne. Ci stanno due donne. Due donne in un mondo di uomini. Però conta pure Adam Sandler lì, eh? E conta, vabbè, conta pure Margot. Eh no, infatti sono due donne. Uno, due. Sono otto. Tre. Dieci. Esatto. Immagino. Quindi. E poi tocca vedere quanto stanno gli altri sotto, diciamo. Però se ci pensi, se la vedi dall'altro punto di vista, Ryan Gosling e Margot Robbie hanno fatto lo stesso film, ma ha guadagnato di più. No, aspetta, perché Margot Robbie ha fatto pure, ha fatto quello di Chazelle, ha fatto Babylon.
Vabbè, Ryan Gosling ha fatto qualcos'altro. Non ai livelli di Babylon, non so, ma non Babylon. Esce adesso il nuovo film di Ryan Gosling, quello sullo stuntman. Ah, questo è per Livio. Questo è bello. Ah no, è quello dopo, scusate, questo è Miyazaki. Sì, bello, Miyazaki gliene frega un cazzo. Miyazaki non, non c'è andato Miyazaki, a Miyazaki stanno sul cazzo. Non va a ritirare l'Oscar, l'ha visto dalla sua stanza. Sono giapponese, non posso, mostrare felicità. Vai giù, grande. Io vorrei dare un abbraccio a tutti i giapponesi. Nella notte degli Oscar, il premio miglior film d'animazione è andato allo studio Ghibli, al regista Hayao Miyazaki, il ragazzo dell'Arione. Un'intervista rilasciata a un emittente giapponese, felice dal profondo del cuore. Me lo immagino dica così. Beh, sono molto felice, profondo del cuore. Come sì. Te. Anche se pensa che sia stata solo fortuna. Suzuki dice di aver chiesto all'Accademia 3 statuette da distribuire alla squadra. Miyazaki ha visto la prima azione del suo ufficio e gli ha detto: poiché sono giapponese, non posso mostrare la felicità sul mio volto. Pensavo ci fosse proprio, ma in realtà... Ma no, è una super cazzo. Oh, può essere. Il prossimo invece è quello bello. Questo è per Livio. Vai Livio, leggi. Vai giù. Non leggerti sopra, leggi questo pezzo. Capitano Schettino. Praticamente il televideo ha fatto alla fine degli Oscar un titoletto sul televideo in cui diceva: non ce la fa Garrone a vincere il premio come miglior film internazionale perché vince la zona di interesse. Ricordiamo a tutti quanti il film che di Garrone, tratto dalla vita del capitano Schettino, che parla non del disastro da Concordia. Ma chi l'ha fatta? Grandi. Numeri uno. A parte, ma chi è che segue ancora il televideo? No, i vecchi lo seguono, Grandi, da complimenti. Io non saprei neanche come arrivarci al televideo. Cioè, mi ricordo da piccolo che è vero, non è una cosa troll, è vero. Hanno scritto, non so se l'hanno rimosso, prego Dio l'abbiano fatto, però sì. E quindi io capita. Ma perché era per me, scusa? Perché faceva ride. Beh, t'ha fatto ride, dai. Mi ha fatto ridere tu che hai riso, non ridi mai. Beh, vabbè, no, cioè, ma la mia è una risata isterica, è una risata tragicomica, la mia è grottesca questa cosa, e non capisco come sia possibile. Sì, l'hanno rimosso subito, ringraziando Dio, ma non so come è possibile. La gente subito a fare gli screen, Vabbè, ma sei un coglione, porco due. Basta che uno in Italia lo fa, sempre quella storia. Ma com'è possibile, cioè, sei un coglione, ma come fai? Ma no, qua vuol dire, a parte comunque sia, posso dire che proprio lo studio italiano che ha seguito tutto quanto gli Oscar, cioè malino, La Rai non, cioè, è capace, ma secondo me, cioè, devi un po' renderti conto di che scelte fare sulla gente da mettere. Vabbè, anche perché, Muccino, anche perché, cioè, è una cosa che comunque sia va in onda di notte e quindi la seguono gli appassionati di cinema e comunque un pubblico abbastanza giovane, che non è che ha tizia di 80 anni sta lì da mezzanotte alle 3:30 a vedesse il coso. Quindi secondo me devi andare un po' fuori dagli schemi soliti della Rai. Brava, esatto, Brenda, dovevano togliere, perché su Sky puoi togliere la traduzione della Rai, che poi è un po' disturbante, sono d'accordo. Perché loro la traducono in diretta, a volte si sbagliano perché devono seguire in diretta, è difficilissimo. Vabbè, no, tradurre in diretta non è facile, d'accordo, sì, hanno confuso i Batman. Vabbè, raga, è difficile però, cioè... No, vabbè, però aspetta, se vedi Michael Keaton e dici che è Bale, non è difficile. No, però nel momento in cui c'hai mille cose a cui pensare, devi tradurre... No, però ripeto, cioè, il fatto è che su Sky c'era un salotto e poi c'era gente pure, ma c'era pure gente abbastanza in termini italiani, cioè del cinema italiano. C'era Muccino, il regista, c'era Claudio Santamaria, che è quello di lo chiamano Gigro, boh. C'era Ambra, comunque in Italia è una buona attrice. C'era Claudia Gerini, boh, strano che... Cioè, allora, su Sky sono più professionali, però. Beh, mi rendo conto che tu sia un attore o un regista non vuol dire che tu sappia se sei Batman. Vabbè, però cioè, se sei Muccino, mi aspetto che tu comunque di cinema ne sappia, anche perché Muccino ha lavorato a Hollywood, cazzo. Sì, ma dipende tutto se ti sei visti i film, perché se ti sei visti i film, tu vai lì e poi, cioè, di che cazzo parli? Non lo sai, e dici: ah, ma avrebbe potuto vincere questo, avrebbe potuto vincere quell'altro, esatto, cioè, ti vedi i film. Sì. Va bene. Dulcis in fondo, arriviamo al complotto, che è un po' un mezzo complotto, ma in parte è anche vero. Ah, te non te lo fa vedere qui. Palle, Livio. Vabbè, ve lo racconto io semplicemente. Che è successo? Per chi non lo sapesse, Massimo Ceccherini è stato sceneggiatore, co-sceneggiatore di Con Garrone Dio Capitano. Intervistato prima degli Oscar, col blocco dei complotti, in una emittente televisiva italiana, sul fatto... Vinciamo con Garrone, gli hanno fatto. Lui se ne è uscito con una battuta un po' infelice.
Ma te pare che vinciamo? Vincono gli ebrei. Così. Gelo in studio. Che è una battuta. È una citazione. No, è che è una battuta un po' infelice, triste, che però in teoria nasconde un fondo di verità, perché effettivamente hai risaputo che se tu fai anche questa una citazione, no, non è vero, perché se tu fai un film che tratta temi inerenti all'olocausto è altamente probabile che agli Oscar risulti vincitore. La storia degli Oscar lo insegna, in riferimento al fatto che avrebbe vinto la zona interesse. Certo, effettivamente poi ha vinto la zona interesse, ha vinto la zona interesse. Diciamo che però ci sono modi e modi per modi dire di cose, dirlo, infatti, perché poi si è incazzato pure il rappresentante della comunità ebraica italiana per come l'ha detto. Vabbè, però c'ha... Allora, diciamo che è stato un modo un poco gentile per dirlo, poteva utilizzare un'espressione diversa, però effettivamente ci sono casi storici in cui effettivamente trattare determinati temi aiuta quello che è la vittoria. Sì, però posso dire però che è un po' anche ipocrita, perché cioè tu vai a partecipare con un film che parla comunque sia dell'immigrazione, cioè comunque di questo genere di temi, e perché tu stesso sai che tramite quei temi puoi arrivare a competere, e poi fai la battuta sull'altro che ha fatto la stessa cosa che hai fatto te, e però vince, nel senso, perché dipende, perché fosse stato in Europa sarebbe stato un tema più sentito. Agli americani dei migranti europei gli interessa fino a una certa. Beh, intanto ho capito, lo però, mandano tra i cinque però, per dire certo ci interessa, però il tema degli ebrei è più quello. Sentito lì. No, non è vero, che, vero. Non è che ha fatto un film sui Pokémon con una trama incredibile, effetti speciali fantastici, e l'hanno candidato e dice cioè, vabbè, anche perché parla dell'olocausto, buoni tutti, cioè, vinci l'Oscar coi Pokémon se c'è. No, infatti era una battuta uscita male che però fa riflettere, perché in parte c'è un enorme fondo di verità. Ma se fai un film su quella roba là che interessa agli americani, Lupita Nyong'o ha vinto un Oscar solo perché l'hanno scudisciata, cioè. Eh no, sì, è così, mi dispiace. Lo dico ogni volta, cioè io proprio quel film ce l'ho qua 12 anni schiavo. Io penso aver sentito questo discorso almeno un miliardo di volte. Io 12 anni schiavo non ce l'ho qua. Ce la faccio. Sono contento solo perché Brad Pitt ha vinto l'Oscar come produttore, però insomma, l'Oscar a qua tizio è indegno veramente. Ma pure se avesse vinto questa là, li ringraziando Dio non gli hanno fatto vincere alla nativa americana. Stava molto brava, io. Sì, no, non è vero. Cioè, non so perché, nemmeno perché sta tra i cinque là, mono espressiva in volto. Maggi è contrario a Lily Gladstone. No, ma proprio come attrice, c'è di meglio. Cioè, mettici Margot Robbie. E dicono che no. Tra i cinque Margot Robbie, beh, che cazzo, no, manco tra i cinque Margot Robbie, dai. Non sono d'accordo. E anche perché tornerà, secondo me, cioè non è l'ultima volta che la vedi candidata, secondo me. Sì, guarda che non è un'attrice famosa. Vedremo. Vedi, non lo so, cioè, nel senso, gli hanno fatto un film, perché lei è nativa, non so di che tribù, Cherokee, forse qualcosa così, e ha fatto un film così. Ha fatto un film così, ma no, che attrice hanno fatto un film in cui prendiamo una della tribù Cherokee a caso. No, vabbè, ma è ovvio che fanno così. Ma tu pensi che il telefilm Echo, quello della Marvel, la tizia che, vabbè, che te non l'hai visto, e Occhio di Falco, hanno preso un'attrice che deve interpretare. Ma come fa a entrare Occhio di Falco in questa discussione? Perché lo spin-off di Occhio di Falco, ma cioè è una reunion di lo spin-off di Occhio di Falco, Echo. Alla pensa dello spin-off di Occhio di Falco, Echo. Pensa che merda, pensa quanto è capillare questa cosa. Ma ti dirò, ma guarda, non è nemmeno così male Echo. E certo, è il tuo supereroe preferito. No, Echo no, è la tizia, semplicemente perché hanno preso proprio lei, perché è di origine nativa di quei posti là, e quindi io mi dissocio. No, non mi ricordo gli Osage, che cazzo ne so, non mi ricordavo il nome, e quindi lei che deve andare, no, nell'Oklahoma per ritrovare le proprie origini, hanno preso una persona proprio nativa americana per fare quel film. Beh, grazie, giusto. E allora ci può stare, dai. E beh, ma prima questa non ha fatto nessun film, Ma che vuol dire? Magari è brava. No, vediamo, vediamo quanti ne farà dopo Echo. Vediamo anche dire? Questa quanti ne farà dopo questo. Ma che vuol dire? Questo. Non è che la... Vabbè, guarda. No, è che a volte vengono presi degli attori. Ma quanti anni c'ha sta tizia? Questa? No, quella di Echo. Non so se arriva a 30? Primo film poco meno no, poco meno di 3, non so. Vabbè, sei giovane, definisci giovane. Devi cominciare da qualche parte. Definisci giovane.
c'era Penny all'Aqua Cox 27. Ma hai rotto il cazzo perché Penny ce la poteva fare, che ormai quanti anni c'ha Penny alla fine dei de Big Bang Theory? 12, no, dove sono il passaggio d'età. Il passaggio dell'età è quello. Quindi lei comincia sono 12 anni. 12 anni. Ed effettivamente passano 12 anni. Quindi lei comincia che ce n'ha 21, 22. Quindi c'ha 34. 34 qua ha fatto il film. Però ci può stare, perché alla fine pure Christoph Waltz è esploso tra virgolette tardi. Christoph Waltz è quello di Bastardi senza gloria. Però secondo me gli uomini È più facile, sono d'accordo. Perché l'uomo c'ha anche le rughe, dona di più alle espressioni. Ma infatti questa dinamica che nessun uomo ha mai vinto due Oscar entro i 35 è per quello, perché sei poco vendibile da molto giovane. E quindi cominci a vincere più tardi, mentre invece per le donne è un po' al contrario. Va bene, ragazzuoli, stasera Super Club devastante, scaccia fantasmi. Va bene. E chiudiamo con un aneddoto o una battuta. Vai. Stasera la camera non funziona. Se si buttano dalla scogliera Maggi e Meliador, chi vince? Che vuol dire chi vince? Come si vince? No, devi rispondere chi vince. Non so come si vince. È una battuta. Chi vince? Livio. No, la società. Ah, ok, va bene. Ciao, stasera.